Agora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, buona domenica a tutti, a tutte e a tutti. Continuiamo il nostro studio della Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capitolo quarto, le ragioni dell'apparizione di Sri Chaitanya. Allora, ieri siamo giunti nel momento in cui entra in scena Yogamaya. Abbiamo visto che la pratica anche perfetta del servizio di devozione regolato, Vaidhi Bhakti, diceva perfetta esecuzione e pura esecuzione conduce solo a Vaikuntha. Bisogna che entri l'affetto. E allora, piano piano, si sviluppa un sentimento spontaneo che va al di là delle regole. Ci faceva l'esempio dell'amico che dice: tu non sei più grande di noi. Io e te siamo uguali. E lo sfida. E lo chiamate Gopi. Hanno un sentimento di amore, pensano che Krishna si appartenga a loro. Verso 29. Movisa ye gopi ganerupata bhave yoga maya karibhyapa yoga maya karibeka apana prabhave. L'influenza di yoga maya ispirerà alle gopi un sentimento profondo che permetterà loro di vedermi come il loro amante. E non più Dio, non più timore e reverenza, ma l'amato, l'amante. Quindi il padrone, l'amico, il figlio. E addirittura l'amante. Spiegazione di Srila Prabhupada. Yoga Maya è la potenza interna che fa sì che il Signore dimentichi se stesso e diventi l'oggetto d'amore dei suoi puri devoti in differenti sentimenti trascendentali. Come ho anticipato ieri, uno potrebbe pensare, ma allora l'energia interna è superiore al Signore perché gli fa dimenticare, lui che è la causa di tutte le cause. Se è la causa di tutte le cause, come può una causa superarlo? E questo è un punto che noi dobbiamo essere pazienti, perché anche se potessimo spiegarlo a livello filosofico, può essere compreso solo nel puro sentimento d'amore. Altrimenti, perché lì bisogna identificare bene, più che identificare con la razionalità, proprio avere il cuore completamente immerso nell'amore. Allora, una volta che si comprende prema, prema pumartumam, allora è possibile anche concepire questo. Altrimenti può essere solo un ragionamento razionale. La potenza di Yoga Maya crea un sentimento spirituale particolare nelle menti delle ragazze di Vraja e tale sentimento le induce a pensare a Krishna come il loro amante. Questo sentimento non deve essere mai paragonato all'amore materiale proprio dei rapporti illeciti. Non ha nulla a che vedere con la psicologia sessuale, benché questo puro amore devozionale possa sembrare di natura sessuale. Dobbiamo sapere per certo che nulla può esistere nella manifestazione cosmica che non abbia il suo corrispettivo nella realtà del mondo spirituale. Tutte le manifestazioni materiali sono espansioni della trascendenza. Piccolo dizionario tascabile è il grande dizionario. E tutto è riportato. Allora,
nelle voci. Ma uno è molto limitato, l'altro è illimitato, è puramente trascendentale. Cosa significa trascendentale? Che non è soggetto a una limitazione imposta da leggi e regole. Come abbiamo visto prima, Yoga Maya è questa energia interna, l'amore. Nell'amore noi non possiamo quantificare l'amore, come non possiamo quantificare. Sono tre le cose, Satchitananda Vigra, Satchitananda. Non possiamo quantificare. Sat, l'eternità non può essere quantificata. Chit, la conoscenza non può essere quantificata. Ma soprattutto Ananda non può essere quantificata. Tutte le manifestazioni materiali sono espansioni della trascendenza. I principi erotici dell'amore riflessi e mescolati con valori materiali diventano i riflessi distorti della realtà dello spirito. Ma tale realtà non può essere compresa a meno di essere sufficientemente educati nella scienza spirituale, quello che vi dicevo prima. Non può essere compresa. Solo quando il nostro amore è completamente puro, vale a dire krishnaizzato, della stessa sostanza e sentimento di... Lui è Raso Vaisa, lui è Akhila Rasamrita Murti. Noi dobbiamo entrare in questo stesso rasa e allora poi comprenderemo. Amia najani taha najane gopiganam dunara rupagune dunara nitya harinama aremama né io né le gopi ce ne accorgeremo perché le nostre menti saranno sempre immerse nella reciproca contemplazione della nostra bellezza, delle nostre qualità. Qui ci dà un accenno. Proviamo a rileggerlo e cerchiamo di immergersi in questa vibrazione trascendentale. Né io, né le gopi ce ne accorgeremo dell'influenza di Yoga Maya. Perché le nostre menti, quindi c'è anche la mente nella realtà spirituale, saranno sempre immerse nella reciproca contemplazione. Quindi non è più, anche nel mondo spirituale c'è qualcosa di superiore a tutto, che è l'amore, contemplazione della nostra bellezza e delle nostre qualità. Quindi questa contemplazione nella relazione d'amore supera tutto il resto. Quando Krishna contempla Radha, dimentica se stessa. Quando Radha contempla Krishna, dimentica se stessa. E dove va? Nell'unione, nella contemplazione, che è fatta di un'infinita varietà di emozioni, di sentimenti. Questo è il rasa supremo. Un'infinita. Capite? Sarebbe come essere in una stanza buia, tutta chiusa, e aprire una finestra che dà su una visione, non so, un canyon pieno di giardini, di fiori, capite? Con il cielo meraviglioso. Dal buio, wow! E uno si perde nei profumi, nella contemplazione. Allora, quando Mahamaya entra, le menti saranno sempre immerse nella reciproca contemplazione della nostra bellezza e delle nostre qualità. E Krishna vede le qualità meravigliose di Radha e non sa come saziarsene. E allora Radha vede le qualità di Krishna che è lì che cerca di contemplarla e lei, capite, questo scambio è senza fine. E
e porta su, illimitatamente. Nella sfera spirituale, spiegazione, i pianeti. I suoi devoti hanno il suo medesimo aspetto fisico e gli scambi di devozione che si svolgono su questi pianeti sono improntati sulla venerazione. Io venero te. Ma al di sopra di tutti questi pianeti Vaikunta c'è Goloka, Krishna Loka, dove Dio, la persona suprema Krishna, manifesta la sua piena potenza di piacere. In spontanee relazioni d'amore. Quindi non si pone più come il governatore, ma come colui che ama e che può essere amato. Possiamo capire la differenza. Ieri vi parlavo di una famiglia che era vicino a me e che ogni tanto andavo a trovare, dove anche i figli davano del lei al padre. Il padre era sempre molto, o alla madre. Capite? Che differenza invece in una relazione completamente amorevole e spontanea. Poiché i devoti nel mondo materiale non hanno la minima conoscenza di queste relazioni, questi siamo noi che adesso piano piano stiamo entrando, piano piano, il Signore desidera manifestarle anche a loro. Il Signore viene attraverso le scritture, soprattutto i suoi devoti, e ci dice: guardate che c'è una realtà incredibile, ci apre un po' questa finestra, ci fa vedere. Perché state qui al buio? Tamaso ma, Jyotirgamaya, abbandonate le tenebre, venite verso la luce. È una luce meravigliosa. Colori, profumi. Però per fare questo bisogna acquisire i sensi adatti per percepire questa realtà. A Goloka Vrindavan esiste una relazione d'amore detta Parakya Rasa. Essa è simile all'attrazione che una donna sposata prova per un uomo che non sia suo marito. Nel mondo materiale questa specie di relazione è la più odiosa, perché è un riflesso distorto del Parakya Rasa del mondo spirituale, dove il Parakya Rasa è la relazione di amore più elevata, ancora più elevata di quella regolata del matrimonio. Questi sentimenti tra il devoto e il Signore si manifestano sotto l'influsso di Yoga Maya. La Bhagavad Gita spiega che i devoti più elevati sono affidati alle cure di Daivi Maya o Yoga Maya, Mahatmanas, Tumam Partha, Daivim Prakritim, Asrita, Bhagavad Gita 9.13. Coloro che sono in realtà grandi anime, Mahatma, si immergono completamente nella coscienza di Krishna e sono sempre impegnati al servizio del Signore. Queste persone sono protette dai Daivi Prakriti o Yoga Maya. Yoga Maya crea una situazione in cui il devoto è pronto a trasgredire perfino le regole prescritte soltanto per amore di Krishna. Yoga Maya crea una situazione, una tale attrazione, una tale contemplazione, un tale coinvolgimento in cui il devoto è pronto a trasgredire. Un giorno Krishna ha il mal di testa e il Kaviraj gli dice: guarda che solo la polvere dei piedi che sta sotto i piedi dei tuoi devoti può esserne la cura, può curarti il mal di testa. Ma nessuno osa manda Narada Muni a cercare fra i suoi devoti. Ma nessuno osa dare la polvere perché è offensivo. Allora Krishna a un certo punto dice a Narada: Narada, vai dalle mie gopi. Qui cosa dice?
Il devoto è pronto a trasgredire perfino le regole prescritte. Infatti le gopi offrono subito la polvere dei loro piedi. Là vanno tutti scalzi nella morbida polvere di Vrindavana e quindi i piedi sono polverosi. Padaduli. Pensate che padaduli è una delle sostanze che può fare dei miracoli. È detto che ci sono tre sostanze: Padajala, Padaduli e Bhojana, che sono Padajala, l'acqua che ha lavato i piedi di loto dei grandi devoti di Krishna, come la Charanamrita, Padaduli, che è la polvere, che è proprio quella che vi ho appena descritto, eh? Quando andate a Vrindavana, che fate il parikrama, i vostri piedi si impolverano, quella sofficissima polvere. E poi Bhojana, che sono gli avanzi del cibo. Queste tre sostanze possono supplire ogni mancanza, se prese con fede, totale fede. E quindi qui il devoto è pronto a trasgredire, e quindi le gopi offrono la polvere per il loro amato, perché a loro interessa solo la felicità di Cristo. Non, loro non pensano, ma io cosa mi succederà? Non fanno calcoli. È per quello che ho detto che Yoga Maya può essere compresa solo in questa posizione. Noi siamo costretti a fare calcoli, per adesso. Ma arriverà il giorno in cui, speriamo molto presto, non faremo più calcoli, ma trasgrediremo perfino le regole prescritte soltanto per amore di Cristo. Il devoto naturalmente non ama trasgredire le leggi del rispetto dovuto a Dio, la persona suprema, ma l'influenza di Yogamaya è sotto l'influenza di Yogamaya, è disposto a fare qualsiasi cosa per amare meglio, non peggio, non egoisticamente, meglio. È detto che Radharani è molto felice quando le sue amiche, le Sakhi, possono offrire un servizio a Krishna. Ma se lei nota che non lo fanno bene, anche Madre Yashoda a volte aveva detto alle gopi, lavate a Krishna, che era ancora bambino, no? Allora Krishna faceva i capricci e faceva come se lo facessero qualcosa che allora si lamentava, no? E subito Yashoda è corsa. Cosa fate, sciocchine? Non riuscite nemmeno a fare questo servizio a Krishna e Balarama, che erano appena tornati dai pascoli. Capite? E Radharani fa la stessa cosa. Lei è felice quando le sue amiche possono fare un servizio a Krishna. Ma se gli sembra di notare che non lo fanno bene, lei le spinge anche via. Perché lei è la più grande servitrice. Coloro che sono soggetti all'incantesimo dell'energia materiale sono ben lontani dall'apprezzare le attività di Yoga Maya, perché molto difficilmente un'anima condizionata può comprendere la natura del puro scambio d'amore tra il Signore e il suo devoto. Quindi Yoga Maya è il puro scambio d'amore. Tutto è personalizzato, tutto è una persona nella realtà spirituale. Quindi Yoga Maya è la personificazione, o viene anche chiamata Lila Maya, perché lei che stimola il Lila, lo scambio. Mediante la pratica del servizio devozionale regolato, quindi attraverso regole, norme, ci si può elevare a un livello molto più alto. E allora sarà possibile cominciare ad apprezzare i sentimenti di puro amore manifestati sotto la direzione di Yoga Maya. Nel sentimento d'amore spirituale suscitato dalla potenza di Yoga Maya, sia Krishna che le ragazze di Vraja si perdono completamente nel rapimento spirituale. Questo è l'influsso di Yoga Maya. Si perdono, non ci sono più considerazioni.
Ma io ho un marito, ma io ho dei figli, ma io ho dei doveri. Si perdono. Appena sentono il flauto di Krishna, si perdono. Dice, ma che energia è questa? Questa è un intossicante, è una droga. Sì, è la droga suprema. È l'intossicante supremo. Il puro amore per Dio. Perché Lui è l'amore. E quelle persone che arrivano, quelle anime che arrivano all'amore puro, possono entrare in questo scambio. Quindi, nel rapimento d'amore spirituale suscitato dalla potenza di Yoga Maya, non solo i devoti, sia Krishna che le ragazze di Vraja, si perdono completamente nel rapimento spirituale. Per effetto di tale dimenticanza, la bellezza e il fascino delle gopi assumono una parte preponderante ai fini della soddisfazione del Signore. Ma tale fascino e tale bellezza non hanno nulla a che vedere con l'attrazione sessuale di questo mondo. Poiché l'amore per Dio è al di sopra di qualsiasi cosa terrena, a un osservatore superficiale potrà sembrare che le gopi trasgrediscano le leggi della moralità di questo mondo. Questo fatto è sempre causa di perplessità per i moralisti, perché loro sono soggetti alle regole e alle norme, che osservano le cose secondo un'ottica materiale. Per questa ragione la potenza di Yogamaya agisce per celare il Signore e i suoi divertimenti agli occhi dei materialisti, che, come confermato nella Bhagavad Gita, dove il Signore dice che egli si riserva il diritto di non manifestarsi a qualsiasi persona. Allora qui il punto che non può essere compresa attraverso l'osservazione, ma può essere compresa attraverso lo sviluppo dell'amore e della devozione attraverso prima una pratica regolata. E mi viene, quando penso a questo, mi viene sempre in mente questo semplice proverbio: l'appetito viene mangiando. Cioè, applicandoci nel servizio di devozione, sotto la guida di devoti esperti, soprattutto del maestro spirituale, piano piano si riprende gusto per le attività reali. E si abbandonano le attività illusorie. Non si dà più importanza alle cose relative di questo mondo, ma le cose reali assumono un vero potere. Ed è per quello che il devoto si assorbe nel canto del Santo Nome per ore. Si impegna al servizio delle divinità. Tanti dicono: ma perché sprecate il vostro tempo così? Potreste produrre, potreste diventare ricchi economicamente, potreste fare questo. Perché non capiscono? E qui lo dice. Perché egli si riserva il diritto di non manifestarsi a qualsiasi persona. L'azione di Yogamaya fa sì che il Signore e le gopi, nella loro estasi d'amore, talvolta si incontrino e talvolta si separino, perché questo aumenta l'estasi. Non c'è mai staticità nell'estasi. Noi vorremmo trovare la nostra routine perfetta in questo mondo, ma questa è proprio la morte dell'emozione spirituale. Se leggiamo i Lila, non c'è pace, non c'è pace. Sembra a noi che non ci sia pace, c'è sempre qualcosa. Radha e Krishna vogliono incontrarsi, però Radha è sposata ad un altro.
È la sua suocera? È la suocera la spia. Capite? Dice, ma è possibile che nemmeno Radha Krishna possano incontrarsi tranquillamente? Tutto questo è fatto per aumentare. L'azione di Yogamaya fa sì che il Signore e le gopi nella loro estasi d'amore talvolta si incontrino, talvolta non si separino. Queste relazioni trascendentali del Signore non possono nemmeno essere immaginate dai filosofi, non dai no, persone comuni, dai filosofi empirici che studiano l'aspetto impersonale della verità assoluta. Loro studiano solo gli aspetti esterni, la potenza, l'intelligenza, le capacità materiali. Ma non riescono a cogliere la persona. Per questa ragione il Signore appare personalmente ai materialisti per concedere loro la più alta forma di realizzazione spirituale. Ed ecco una delle ragioni della causa della venuta di questo mondo di Chaitanya. E nello stesso tempo per gustarne l'essenza. Il Signore è così misericordioso che scende personalmente per riportare le anime cadute a sé nel regno di Dio, dove il principio erotico, ascoltiamo bene, questo è un commento di Srila Prabhupada, dove il principio erotico dell'amore per Dio può essere gustato eternamente nella forma reale, ed è il principio supremo, ben diverso dal desiderio sessuale pervertito, così ambito, è coltivato dalle anime condizionate nella loro condizione degradata. Abbiamo detto che ciò che è degradato qui è il più elevato là. Quindi questa relazione è la più elevata. Prego. Non do niente. Non do di nulla. No. Hai alzato la mano. Essenzialmente il Signore manifesta la rasa lila per far sì che tutte le anime condizionate abbandonino la loro morbosa moralità religiosa. Sarva Dharma, abbandona ogni religione, ogni moralità. Mamma mia, i moralisti qui tremano. Dice, ma che Dio è questo? E siano di nuovo attratte dal regno di Dio, dove è possibile godere di che cosa? Della vera realtà. Perché questa realtà è illusoria, è temporanea ed è molto, molto bassa, soggetta a situazioni molto limitanti. Chi comprende veramente la rasa lila non avrà certo più alcun desiderio di impegnarsi nelle relazioni sessuali di questo mondo. Per l'anima realizzata, l'ascolto della rasa lila del Signore da una fonte autentica produrrà il distacco definitivo dal piacere materiale. Le regole, le pratiche sono il mezzo, sono, non so, se io devo spostarmi, se ho una bicicletta, un motorino, una macchina, un aereo, mi sposto più velocemente. Se devo salire su un grattacielo con l'ascensore, faccio prima. Il punto però non è quello del primo o dopo, ma il punto è quello del giungere alla meta. Cioè lo scopo finale, per esempio, io potrei dirvi, devo andare da Firenze a Roma, ma vado velocissimamente da Firenze a Milano. A che cosa vi è servito andare così veloce? Sono andato nella direzione opposta.
Quindi le regole servono per raggiungere la meta. Un aiuto per raggiungere la meta, ma non sono la meta. Non sono la meta. Purtroppo in questo mondo si ci perde proprio in tutte queste regole, norme, ed è per questo che alla fine della Bhagavad Gita Krishna dice Sarva Dharma. Ma questo abbandono deve essere graduale, in base a quanto noi diventiamo sempre più esperti, più qualificati. No? Allora piano piano, per esempio, quando un bambino impara ad andare in bicicletta, prima fa fatica. Io mi ricordo quando ero ragazzino, oh, ho imparato ad andare senza mani, senza tenere il manubrio. Ma se uno lo fa presto, si rompe i denti a terra. È semplicemente questo. Ma andare in bicicletta senza mani non è che ci dà un risultato, ma significa che abbiamo imparato un po' meglio questo metodo. Verso 31. Dharmachadi raghe dune arie milana kebumile kabunamile daivera gatana. Il puro attaccamento ci unirà anche a spese dei doveri morali e religiosi. Quindi queste regole, queste capacità vengono abbandonate perché il puro attaccamento li supera. Il destino talvolta ci unirà e talvolta ci dividerà. Quando c'è un ardente desiderio, o capaci di pedalare o non capaci, si raggiunge la meta, molto in fretta, perché la meta diventa l'unico obiettivo, non c'è più distrazione. Spiegazione. Non appena ebbero sentito il suono del flauto, le gopi uscirono nel cuore della notte per incontrare Krishna. Queste gopi erano mogli, avevano mariti, avevano parenti, genitori, figli. Srila Rupa Goswami ha composto a questo proposito una bella poesia che descrive il meraviglioso giovane Govinda in piedi sulle rive della Yamuna mentre si porta il flauto alle labbra sotto la luce della luna. Coloro che vogliono godere della vita e della società, dell'amicizia e dell'amore di questo mondo, non dovrebbero andare sulle rive della Yamuna per vedere, per osservare la forma meravigliosa di Govinda. Il suono del flauto di Krishna è così dolce che ha reso le gopi dimentiche di ogni relazione familiare, tanto che esse sono volate da Krishna nel cuore della notte. Allora il punto è, ma noi l'abbiamo sentito il flauto di Krishna? In realtà il flauto di Krishna è anche Sarasvati, la deve sapere, e con il suono del flauto Krishna istruisce Brahma, ma questo suono, cioè, è lo stesso suono, capite? Ma uno lo percepisce in un modo, uno lo percepisce. Vi faccio un esempio molto semplice. In una situazione molto particolare, non so, soprattutto nell'adolescenza, noi incontriamo una persona molto amata. Mentre facciamo questo, ascoltiamo una melodia. Potrebbe essere anche una melodia che non ha niente a che vedere con l'emozione d'amore. Sapete già cosa voglio dire? Ogni volta che sentiremo questa melodia ci porterà a quel sentimento. Capite? Quindi il flauto di Krishna contiene tutto. Tutto è manifestato attraverso il suono del flauto di Krishna. Però ognuno lo percepisce in un modo diverso, a seconda della sua relazione.
Allora le gopi, appena sentivano il flauto di Krishna, immediatamente venivano catturate. Mentre altri, come vi ho detto prima, immaginate i mariti, voi cosa sentivano nel flauto di Krishna? Qualcos'altro. Ma era sempre lo stesso suono. Allora cosa percepiamo noi? Questo, yeyatam mam prapadyante, sarà in base. Quindi il richiamo del Signore attraverso le scritture, come stiamo facendo adesso, attraverso i devoti, attraverso il servizio, avrà l'influenza in base a quanto noi abbiamo purificato il nostro cuore. Ecco perché il Mahamantra è così importante, perché il canto del santo nome pulisce il nostro cuore da ogni inauspiciosità e ci permette di ascoltare il flauto di Cristo, sempre più puramente. Il suono del flauto di Krishna è così dolce per le gopi che le ha rese dimentiche di ogni relazione familiare. Basta regole, basta norme. Chiuso. Tanto che esse sono volate da Krishna nel cuore della notte. Ma noi non immaginiamo nella società di allora una giovane donna che non lasciava mai la casa, che di notte va. Questo è l'uglia. Vi ho appena detto? C'è il desiderio, siamo attratti e vogliamo arrivare in un posto. Cosa ci può fermare? Questo è il segreto del successo spirituale. Se non c'è questo, la pigrizia ci mangia, ci divora. Le regole diventano terribili, tremende. Allora la preghiera del devoto, Signore, fa che possa contemplare il tuo volto, come dice qui di Govinda. Perché se io non sono attratto, non faccio niente. Lo posso fare per un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, una vita, 10 vite, ma non raggiungerò mai lo scopo. Perché? Perché non ho colto la meraviglia del mio gati, di ciò che sto cercando di raggiungere. Se io non conosco Krishna, se io non sono conquistato dalla sua bellezza, ma perché dovrei fare tutto questo per andare da lui? È meglio che faccia altre cose. Money is honey. Avere tanto denaro è dolce, posso viaggiare, posso fare quello che voglio, comprarmi le cose più belle. Allora mi dedico a Artha. Capite? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Mi impegno nella religiosità, nello sviluppo economico, nella gratificazione dei sensi, nella liberazione. Perché dovrei servire Krishna? Solo se sono attratto da Krishna lo posso fare. Noi tante volte leggiamo queste cose, ma non comprendiamo il senso profondo di ciò che leggiamo. E stiamo, oh, ma perché le gopi fanno? Cioè, noi dobbiamo entrare in questa mentalità. A noi deve venire questo desiderio che se sentiamo Krishna non possiamo più resistere, non possiamo mantenerci composti. E c'erano dei devoti che appena vedevano una nuvola colore blu scuro nel cielo o qualunque cosa che era un pavone, impazzivano, incominciavano ad danzare. Perché? Perché immediatamente li riportava al loro amato. Anche se erano sempre assorti nel loro amato, questo si chiama Udipana. Udipana è ciò che ci ricorda l'amato. Una nuvola carica di pioggia, pavoni, un suono del flauto. Sentire la parola Krishna. Questo è Udipana. Come vi dicevo prima, in un momento molto profondo della nostra vita abbiamo sentito una melodia. Questa
Questa melodia ci riporterà sempre a quel momento. Questo è il segreto. E noi preghiamo i nostri maestri spirituali, i devoti, le scritture, perché ci aiutino a raggiungere questo. Perché se non lo raggiungiamo, non ci sarà possibilità di reale successo. Nel mondo materiale ci troviamo in situazioni puramente nominali. Il puro servizio devozionale invece comincia quando ci si libera da ogni designazione. Quando si risveglia l'amore per Krishna, tutte le posizioni materiali sono superate. Pensate, questo è il libro che noi leggiamo, abbiamo letto tante volte, Adilila. L'attrazione spontanea che Sri Krishna prova per i suoi amati frammenti, e qui usa un termine tecnico, amati frammenti, le anime individuali, è la causa dell'entusiasmo che spinge Sri Krishna a incontrarsi con le gopi. Rileggiamo, perché non solo noi abbiamo questo sentimento. L'attrazione spontanea che Sri Krishna prova per i suoi amati, figli, frammenti, anime individuali che siamo noi, spontanea attrazione, è la causa dell'entusiasmo che spinge Sri Krishna a incontrarsi con le gopi per celebrare la danza rasa. Perché la danza rasa è questa, è l'incontro delle anime per gioire della loro relazione. Questo purtroppo in questo mondo viene visto come il principio erotico, che nella sua purezza è questo. Capite? Cioè, pensate quanto questa civiltà ci allontana dalla realtà, quanto ci illude, quanto lontani siamo giunti, siamo e sono giunti in questo mondo dalla vera realtà. Per celebrare questo entusiasmo trascendentale si rende necessario un sentimento di separazione tra l'amata e l'amante. Nella condizione di sofferenza propria della materia, nessuno desidera soffrire per la separazione. Ma, il famoso ma, sul piano spirituale questa stessa separazione che è di natura assoluta, rafforza i legami d'amore e aumenta negli amanti il desiderio di incontrarsi. Prima abbiamo visto che unione e separazione sono stimolate da Yoga Maya, che è l'amore puro. Il periodo della separazione valutato secondo la visione trascendentale è ancor più dolce del vero incontro. Perché quando gli amanti si trovano uno di fronte all'altro, i sentimenti dell'aspettativa crescente vengono a mancare. Questo ci porta sempre di più a comprendere Sri Chaitanya Mahaprabhu, la sua personalità e lo scopo della sua venuta. Ci fermiamo qui e riprenderemo la Chaitanya Charitamrita il prossimo sabato e domenica. Queste cose possono aiutarci stimolarci in quello che abbiamo detto all'inizio. Perché devo andare da qui a lì? Perché devo fare questo? Perché devo impegnarmi nel servizio di devozione? Perché devo provare ad assorbirmi nel canto del Santo Nome, nel servizio? Nel fare queste cose, perché questo stimola l'appetito devozionale e piano piano aumenta nel nostro cuore questo desiderio. Quando c'è il desiderio, si supera qualunque cosa pur di ottenere l'oggetto del proprio desiderio. Immaginate quando questo oggetto del desiderio è Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Il più amato, il padrone
l'amico, il figlio, ma soprattutto l'amante più amato. Cosa faremmo? Già è qualcosa? Buona domenica a tutti. Hare Krishna, grazie per la vostra.